settembre del 1927, quando a Como si svolse uno dei più importanti convegni internazionali di fisica del XX secolo. Organizzato per celebrare il centenario della morte di Alessandro Volta, il congresso vide la partecipazione di molti dei più eminenti fisici dell'epoca. All'appuntamento non mancarono infatti studiosi illustri quali Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli e Arnold Sommerfeld. Quest'ultimo lesse una relazione in cui per la prima volta riusciva a spiegare alcuni fenomeni relativi alla conduzione elettrica e termica dei metalli, utilizzando la legge statistica basata sui principi quantistici, scoperta da un giovane fisico romano, Enrico Fermi, anch'egli presente al congresso lombardo. Per Fermi, allora appena noto in Italia pur avendo da poco vinto all'Università di Roma la prima cattedra di fisica teorica, il convegno di Como rappresentò un autentico trionfo. A Roma, Orso Mario Corbino, maestro e mentore di Fermi, continuò l'opera di fondazione della moderna fisica italiana, iniziata da Pietro Blaserna. Quando nel 1918 Pietro Blaserna muore, Corbino gli subentra e si rivela subito come un grande, come diremmo oggi, talent scout, una persona capace di identificare giovani di talento da avviare allo studio della fisica. Venne a sapere che a Pisa c'erano due giovani in gamba, circa coetanei, che erano Enrico Fermi e Franco Rasetti, e si adoperò perché venissero a Roma nel moderno stabilimento scientifico di via Panisperna. Corbino si preoccupò anzitutto di ristrutturare l'Istituto di Fisica di Roma, che all'epoca aveva sede nella centrale via Panisperna, con l'obiettivo di trasformarlo in un moderno centro di ricerca paragonabile ai migliori esistenti all'estero. Sempre su sollecitazione di Corbino, nell'autunno di quello stesso 1927 si trasferirono alla facoltà di fisica dell'Ateneo Romano tre brillanti studenti di ingegneria, Emilio Segre, Edoardo Amaldi e Ettore Majorana, che divennero così i primi allievi della scuola di Fermi. Fermi aveva già una reputazione straordinaria perché era conosciuto come quello che aveva imparato rapidamente i problemi della nuova meccanica, che era a quell'epoca la meccanica dei quanti, la meccanica quantistica, e faceva lezione ai suoi professori di Pisa, quindi era già diventato un'autorità, scriveva i suoi appunti, aveva una cultura fisica straordinaria. Nei primi anni l'attività scientifica del gruppo si orientò quasi completamente verso problemi di spettroscopia e fisica atomica. A partire dal 1929, tuttavia, Fermi e Rasetti iniziarono a rendersi conto che questo campo di studi stava ormai esaurendosi. Piano piano si erano resi conto del fatto che c'era un'attività più avanzata di quella che stavano svolgendo nell'Istituto Romano, e questa attività più avanzata era in un settore del tutto nuovo che riguardava la struttura dei nuclei degli atomi. Mentre fino allora si erano occupati della struttura degli atomi, a quel punto avevano cominciato a riflettere sul problema della struttura dei nuclei degli atomi. In quegli anni si conoscevano già varie proprietà del nucleo atomico. Si sapeva, per esempio, che la maggior parte dei nuclei esistenti in natura sono stabili, mentre altri sono radioattivi, cioè emettono particelle ed energia e si trasformano in nuclei più leggeri di altri elementi, dando vita al cosiddetto processo di trasmutazione. La scelta di occuparsi di fisica del nucleo venne perché Fermi identificò con chiarezza, e i suoi lo seguirono subito, che i problemi di vera avanguardia, cioè le zone inesplorate in cui si poteva avere un successo rilevante, erano legate alla struttura nucleare e non più alla fisica atomica, che ormai aveva fatto un po' il suo tempo. E quindi questa scelta fu una scelta di strategia di sviluppo della ricerca. Il punto di svolta si ebbe nel 1932, quando il fisico inglese James Chadwick scoprì una nuova particella,
chiamata neutrone in quanto priva di carica elettrica. Nel nuovo quadro di conoscenze, il nucleo poteva essere descritto come un agglomerato di tanti protoni quanti sono gli elettroni esterni, con l'aggiunta di tanti neutroni quanto bastava a giustificare la sua massa complessiva. Prontamente uno dei ragazzi di via Panisperna, il catanese Ettore Majorana, elaborò una teoria delle forze che legano protoni e neutroni all'interno del nucleo. Tuttavia, nonostante le esortazioni di Fermi, all'inizio Majorana non volle pubblicare i suoi risultati, ritenendoli ancora incompleti. Lo avrebbe fatto solo successivamente, convinto da Werner Heisenberg. Alcuni anni dopo, nel marzo 1938, Majorana sarebbe scomparso in circostanze ancora misteriose. Sebbene la scoperta del neutrone sembrasse completare l'architettura dell'atomo, rimanevano sul tappeto alcuni importanti problemi, tra cui quelli inerenti alla modalità e al bilancio energetico dei decadimenti radioattivi con emissione di raggi beta, cioè di elettroni. Il fisico tedesco Wolfgang Pauli azzardò che dal nucleo, insieme agli elettroni, si generassero anche altre particelle, più piccole degli elettroni, prive di carica elettrica e tanto penetranti da interagire pochissimo con la materia circostante, sfuggendo così agli strumenti di rivelazione. Fu proprio Enrico Fermi a battezzare queste ipotetiche particelle con la denominazione scherzosa di neutrini. Nell'autunno del 1933, lo stesso Fermi propose una teoria del decadimento beta. Sul finire del 1933, Fermi inviò il suo lavoro sul decadimento beta alla rivista inglese Nature, che lo respinse ritenendolo astratto e troppo lontano dalla realtà fisica. Lo scienziato romano poté comunque pubblicare la sua teoria su due riviste, una italiana, Il Nuovo Cimento, l'altra tedesca, lo Zeitschrift für Physik. La comunità internazionale dei fisici riconobbe immediatamente lo straordinario valore del lavoro di Fermi, che avrebbe aperto quel fondamentale capitolo della fisica delle particelle, oggi noto come fisica delle interazioni deboli. Nel gennaio del 1934, intanto, i coniugi francesi Irène Curie e Frédéric Joliot annunciarono la scoperta della radioattività artificiale. Dopo molte ricerche, i due erano stati in grado di produrre nuovi nuclei radioattivi bombardando nuclei stabili con particelle alfa, ossia con nuclei di elio. Appresa la notizia, Fermi ebbe subito l'idea di provare a ottenere risultati analoghi usando i neutroni al posto dei raggi alfa. Dapprima, con l'aiuto di Giulio Cesare Trabacchi, direttore del laboratorio fisico dell'Istituto di Sanità Pubblica, il gruppo di via Panisperna riuscì a procurarsi sorgenti di neutroni molto intense. La seconda mossa fu quella di chiamare a Roma un chimico, Oscar D'Agostino, allievo di Trabacchi, che si era trasferito temporaneamente a Parigi per imparare nel laboratorio di Joliot e della Curie quelle tecniche di radiochimica che erano sconosciute a Fermi e ai suoi collaboratori. Lunedì di Pasqua, mi ricordo, ritornai all'istituto di fisica dell'università, dove fui accolto con urla quasi di gioia che io non riuscivo a, di cui non riuscivo a comprenderne la ragione. E mi fu spiegato che proprio in quei giorni erano state iniziate le esperienze sulla scissione dei nuclei atomici mediante bombardamento con neutroni, che già qualche risultato si era ottenuto e che si chiedeva l'opera del chimico per precisare la natura del prodotto chimico ottenuto. Messa a punto tutta l'organizzazione, Fermi e il suo gruppo procedettero a bombardare con i neutroni tutti gli elementi chimici in ordine di peso crescente, osservando e classificando le attività delle numerose sostanze radioattive così create. Fermi pensò che i neutroni sarebbero dovuti essere un proiettile molto più efficace delle particelle alfa usate dai Curie e Joliot, e decise di fare degli esperimenti per verificare questo. La sorgente di neutroni era un tubo di vetro che conteneva un po' di beriglio in polvere e dell'emanazione di radio. Ecco, questa è una delle sorgenti di neutroni di cui ha parlato Segre. L'ampolla che contiene la polvere di beriglio e che conteneva l'emanazione, ora è completamente decaduta, è questa. Intorno a questa sorgente di neutroni si metteva un cilindretto
della sostanza che si voleva provare, per esempio un cilindretto di ferro, di rame, di zinco, di quello che fosse. E questo cilindretto si irradiava per un po' di tempo con i neutroni e dopo di questo si metteva intorno a un contatore di Geiger e Müller, il quale rivelava le radiazioni emesse dal cilindretto. Nei primi giorni dell'estate del 1934, i fisici romani irradiarono l'uranio, il più pesante elemento naturale, trovandosi di fronte esiti complessi e di difficile decifrazione. Alla fine, Fermi e i suoi maturarono la convinzione, che in seguito si sarebbe rivelata erronea, di aver prodotto per la prima volta due transuranici, ossia elementi artificiali più pesanti dell'uranio. Bombardando l'uranio, si produsse un grande numero di nuovi corpi radioattivi. Si trattava di un fenomeno veramente nuovo e straordinario e che ci diede molto da pensare. Ben presto una chimica tedesca, Ida Noddack, fece circolare alcune sue idee circa la possibilità che dall'uranio non si formassero transuranici, ma elementi più leggeri, secondo un processo in cui un nucleo, in questo caso di uranio, si spacca in due parti pressappoco uguali. Tuttavia, il rilievo della scienziata tedesca, troppo audace per essere creduto, passò del tutto inascoltato. In realtà, quello che noi avevamo fatto era di provocare la scissione dell'uranio. Noi però non capimmo che avevamo prodotto la scissione dell'uranio, ossia che eravamo riusciti a rompere il nucleo di uranio in due frammenti pressoché uguali. Nell'autunno di quel 1934, Fermi decise di intraprendere un programma sperimentale per aumentare l'accuratezza e la precisione delle misurazioni. L'incarico di effettuare misure sistematiche venne affidato a Edoardo Amaldi. Ad aiutare Amaldi, un 21enne pisano, appena laureato e che si era aggiunto al gruppo di Via Panisperna, di nome Bruno Pontecorvo. Bruno Pontecorvo, all'età di 16 anni, si iscrisse all'Università di Pisa. Si iscrisse a ingegneria perché la laurea in fisica a quell'epoca non era considerata così interessante, perché sostanzialmente apriva come unico sbocco l'insegnamento. Infatti anche Rasetti, Amaldi, Majorana si erano iscritti a ingegneria a quell'epoca. Era chiaramente già considerata una ottima professione. Al terzo anno decise di cambiare. E lui stesso ha raccontato che non gli piaceva molto il disegno, e la stessa cosa diceva anche Majorana. Il fratello Guido gli consigliò di andare a Roma e gli disse: se vuoi studiare fisica devi andare là, perché ci sono Fermi, Rasetti. Lui era molto amico di Rasetti e Fermi. E tutto questo accadeva nel 1931. Pontecorvo si sposta a Roma e si laurea poi nel 1933. E nell'autunno dell'anno successivo partecipa alle famose scoperte dettero l'avvio alle applicazioni pratiche dei neutroni lenti, come l'energia nucleare, la produzione di isotopi radioattivi per la medicina e per la biologia. Amaldi e Pontecorvo cominciarono subito a studiare le condizioni di irradiamento ottimali per ottenere risultati ben riproducibili, ma si imbatterono in difficoltà enormi, con misure che cambiavano da una prova all'altra e che apparivano del tutto paradossali. Pontecorvo lavorava in una stanza dove si trovavano sia delle mensole di marmo sia dei tavoli in legno. E la radioattività indotta nell'argento in condizioni che a noi sembravano rigorosamente controllate variava quasi a capriccio da una volta all'altra. Poi, la mattina del 20 ottobre 1934, mentre tutti gli altri membri del gruppo erano impegnati in una sessione di esami universitari, Fermi volle procedere da solo con le misure. Concentrato nel suo laboratorio, in un improvviso lampo di intuizione, decise di collocare uno strato di paraffina tra la sorgente che emetteva neutroni e l'elemento chimico da bombardare. Quel che accadde lo sorprese. La radioattività indotta dai neutroni che passavano attraverso la paraffina era incredibilmente maggiore. Chiamati attorno a sé i propri giovani collaboratori, li fece assistere a quanto aveva osservato. Sotto la direzione di Fermi mettemmo tra la sorgente di neutroni e il cilindro di argento da irradiare un pezzo di paraffina e lì
avvenne quello che ci parve un miracolo, la radioattività, invece di diventare più debole come ci aspettavamo tutti a causa della paraffina interposta tra la sorgente e l'argento da irradiare, diventò molte volte più grande. Fermi aveva capito che i neutroni filtrati dalla paraffina venivano rallentati dall'urto con l'idrogeno in essa contenuto e che i neutroni lenti erano assai più efficaci di quelli veloci nell'indurre la radioattività, dal momento che avevano più tempo per stare dentro ai nuclei degli elementi bombardati e per interagire con essi. Durante la colazione, in quell'oretta, fece la teoria e poi nel pomeriggio la verificarono che si trattava di un rallentamento di neutroni. Fu un momento evidentemente importante e la spiegazione venne molto rapida perché prese, diciamo così, il tempo della colazione. Dopo qualche giorno i fisici romani brevettarono i loro risultati. Malgrado il grande successo conseguito e il vasto credito internazionale acquisito, a partire dall'estate del 1935, il gruppo di Via Panisperna cominciò a disperdersi, soprattutto a causa del pesante clima politico che si respirava nell'Italia fascista. Il 10 novembre 1938 Fermi ricevette l'annuncio ufficiale del conferimento del premio Nobel per la fisica, in particolare per la scoperta di nuove sostanze radioattive appartenenti all'intero campo degli elementi e per la scoperta del potere selettivo dei neutroni lenti. La cerimonia di consegna del premio si svolse a Stoccolma il successivo 10 dicembre. Alcuni mesi prima, il regime di Mussolini aveva avviato la campagna antisemita sfociata poi nella promulgazione delle leggi razziali. Fermi, la cui moglie Laura Capon era ebrea, riparò da Stoccolma direttamente negli Stati Uniti, dove aveva avuto un'offerta particolarmente favorevole dalla Columbia University di New York. Fermi sbarcò a New York il 2 gennaio 1939. E a questo punto le vicende personali di Fermi si intrecciano con quelle dei tumultuosi sviluppi della fisica, perché il fenomeno della fissione, che era stato alla portata del gruppo, ma che il gruppo Fermi a Via Panisperna non era riuscito a comprendere, viene scoperto finalmente nel dicembre. Sono i tedeschi Hans Strassmann che fanno gli esperimenti decisivi e che vengono interpretati da Lise Meitner e da Otto Frisch. La fissione nucleare presentava due aspetti che la rendevano suscettibile di conseguenze rivoluzionarie per l'umanità. Anzitutto, nel corso del processo veniva emessa una considerevole quantità di energia. Il nucleo atomico dell'uranio, infatti, si frazionava in due parti tali che la somma delle loro masse era inferiore alla massa del nucleo originale. Secondo la ben nota formula di Einstein, E uguale mc quadro, la massa che si perdeva nel processo di fissione veniva convertita in energia. La notizia viene divulgata in maniera pubblica e ufficiale in un convegno che si tiene alla fine di gennaio a Washington. E sono proprio Fermi e Bohr, prima che il convegno cominci, a fare una prolusione nella quale divulgano questa notizia, che è una notizia clamorosa proprio per l'enorme quantità di energia associata ad ogni singolo atto di fissione. Inoltre si vide che spezzandosi in due, il nucleo di uranio emetteva due neutroni. A questo punto fu chiaro che la fissione dell'uranio, opportunamente controllata, poteva portare a una reazione a catena in cui i nuovi neutroni liberati andavano a colpire altri nuclei di uranio, sprigionando quantità di energia capaci di assumere le proporzioni di un'esplosione di inimmaginabile potenza. Fermi iniziò con alcuni collaboratori alla Columbia University uno studio sperimentale volto a riconoscere se si potessero raggiungere le condizioni indispensabili affinché le reazioni a catena fossero effettivamente realizzabili. L'opera si concretizzò il 2 dicembre del 1942, giorno in cui la prima reazione a catena controllata ebbe luogo nel reattore nucleare costruito sotto la direzione di Fermi a Chicago. On that particular day, we all assembled on a balcony that looked somehow like the one that I'm on now. In spite of some similarity between the working of a pile and the working of an atomic bomb, there are few instruments or experiments in physics
that move so slowly, as did the reaction in that particular machine. This, of course, was desirable and planned. We did not want to have an explosion, nor even a remote possibility of an explosion. Actually, the reaction went on so slowly that people sort of watched the instruments rise barely perceptibly, and only by some amount of calculation could we at the end say that a self-sustaining chain reaction had been achieved. Fermi riesce a raggiungere per la prima volta la criticità, cioè riesce a produrre una reazione a catena controllata. È la prima volta nella storia dell'umanità ed è l'inizio anche di un cammino non solo contingente, quindi che porta alla realizzazione delle bombe atomiche alla fine della guerra, ma anche è l'inizio di un cammino che porta all'energia nucleare e alla capacità di sfruttare questa energia per scopi pacifici. Intanto, con l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, avvenuto nel dicembre del 1941, il governo americano aveva dato un deciso impulso alle ricerche sulle possibili applicazioni belliche dell'energia nucleare. Nell'estate del 1942, raggiunta la convinzione della reale fattibilità di una bomba atomica, fu creato un nuovo distretto del genio militare statunitense con il compito di sviluppare il programma nucleare detto Progetto Manhattan, a capo del quale venne posto il generale Leslie Richard Groves. Nell'agosto del 1944, Fermi si trasferì a Los Alamos, nel New Mexico, dove un anno prima il generale Groves aveva fondato uno speciale laboratorio segreto per la messa a punto dei prototipi della bomba a fissione. Sotto la direzione del fisico Robert Oppenheimer, Los Alamos era diventata presto il centro principale dell'intero progetto Manhattan. Il 16 luglio 1945, ad Alamo Gordo, nel deserto del New Mexico, fu effettuata l'esplosione di prova della prima bomba atomica. In agosto, una bomba all'uranio e una al plutonio vennero lanciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Terminata la guerra, alla fine del 1945, Enrico Fermi tornò a Chicago, dove gli fu offerta una cattedra di fisica nella locale università. Fermi per il momento ritorna a fare il teorico e ritorna alla sua passione di insegnante e costituisce a Chicago forse la più grande delle due scuole di fisica che nascono da lui, quella italiana e quella americana. E nella scuola di fisica americana è assolutamente la figura di primo piano a Chicago. Tutti gli studenti più importanti vogliono andare a Chicago a studiare con Fermi. Qui si dedicò a notevoli ricerche sulla fisica delle particelle, la meccanica statistica e i raggi cosmici. Fermi torna in Italia per la prima volta dopo la fine della guerra nel 1949, invitato a tenere un ciclo di lezioni. È un po' è il grande scienziato che torna in Italia dopo gli anni dolorosi della separazione. Ci sono ancora i suoi allievi, ci sono gli allievi dei suoi allievi. Partecipa anche a un convegno a Como e il suo ritorno è accolto con grande piacere grande gioia. E nel 1954 pianifica un nuovo viaggio in Italia, invitato per un ciclo di lezioni alla scuola di Varenna, ed è il suo ultimo viaggio in Italia, in quanto mentre si trova in Italia si cominciano a manifestare in maniera evidente i segni della malattia che poi si paleserà in tutta la sua gravità una volta tornato a Chicago, dove subisce un intervento chirurgico esplorativo all'inizio di ottobre. La gravità del male è tale che viene subito diagnosticato che a Fermi restano pochi mesi di vita. Enrico Fermi morì a Chicago il 28 novembre 1954, all'età di 53 anni.